Dobbiamo vivere per ideali e per qualcosa che supera l'uomo stesso. Un po' il sunto, la sintesi della riflessione fatta ieri, della tappa vissuta ieri. Qualcosa che supera noi stessi. E abbiamo visto come ciò che supera veramente noi stessi è l'amare, è l'amore, è la speranza, è la verità. E il coraggio, e la felicità non per se stessi ma per gli altri. E abbiamo sintetizzato per noi credenti nelle parole di Paolo: vivere non più per se stessi ma in Cristo e questi crocifisso. Questa immagine è l'immagine della vera felicità. Ma Papa Francesco ci dice ancora qualcosa di più per essere felici. Per essere uomini e donne, donne coraggiose, per essere uomini e donne di speranza. A proposito degli ideali, dice: se un giorno questi ideali che ci portano a vivere per qualcosa che supera l'uomo, bene, se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore, perché la fedeltà ottiene tutto. Vivere per ideali, per gli ideali che superano l'uomo, vivere una vita di amore, di oblazione, di offerta continua verso gli altri, costa. Perché le cose vere, autentiche, le cose che mi fanno essere felice, le cose che mi fanno essere coraggioso, le cose che mi fanno vivere di speranza e vivere la speranza contagiando gli altri devono costare sacrificio, impegno, fatica. Le cose facili non costano niente, ma le cose vere sono cose che effettivamente devono farci sudare la fronte, devono toccarci il cuore, devono metterci anche così in discussione. Ma quando amiamo, siamo disposti a fare qualsiasi sacrificio. Quando amiamo, siamo disposti a essere, come dire, continuamente in lotta con noi stessi pur di rendere felici gli altri, pur di essere fedeli ai nostri ideali, pur di essere fedeli ai valori che abbiamo dentro. E oggi, ahimè, questa forza, questa voglia di sacrificio, di essere coerenti nonostante tutto e a partire, come dire, anche da difficoltà che abbiamo dentro, questa voglia di lottare ci viene sempre meno, perché viviamo in una società dove ci viene presentato tutto in maniera molto facile, tutto in maniera così senza prezzo. Ma ricordiamoci che la vita vera vale una vera lotta. La vita vera è vera quando noi dobbiamo assolutamente costare, pagare, quando noi dobbiamo faticare. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!